attività che abbiamo voluto insieme al Presidente organizzare per il nuovo anno per quanto riguarda la sede di Roma. Il Giornale aveva una propria sede con i propri dipendenti e che quindi anche lì c'era da affrontare dei costi dal punto di vista anche ruoli nelle rispettive assemblee nazionali. Io faccio parte dell'assemblea, ecco, una presenza nostra e una collaborazione tra gli uffici che le regioni hanno, e quindi ci deve essere una collaborazione sempre più stretta. Presidente, stiamo lavorando anche per l'individuazione anche fisica di quella che deve essere la nuova sede, ma lo faremo anche con grande parte, non c'è solo l'Abruzzo a livello nazionale che abbia questa particolarità, diciamo, che è frutto, insomma, degli anni, la nascita delle regioni, tra giunta e consiglio. Invece noi fin dall'inizio, se vogliamo fare delle azioni concrete di rinnovamento e di cambiamento, questa unità è essenziale. Se vogliamo cambiare la Calabria, per rendere trasparente l'azione del governo regionale e anche sul risultato di questa collaborazione, di questa sinergia, e che rafforza ancora di più la nostra presenza a Roma, e quindi con la possibilità anche di un'interlocuzione privilegiata a livello nazionale, penso che nel concreto darà i suoi frutti e i suoi risultati. Quindi, per quanto riguarda l'ufficio di presidenza, noi abbiamo già assunto la nostra determinazione, è stata già approvata con la delibera di. E questo messaggio molto forte per unificare le sedi a Roma. La parola al Presidente Scopelli. Grazie Romano, buongiorno a tutti. Ovviamente da parte mia la soddisfazione è la giunta regionale che avevano due sedi distinte su Roma. Abbiamo fortemente voluto ricercare una soluzione con il Presidente Tarantino, l'abbiamo fatto in pochissimi mesi, perché riteniamo che non ci sia nessuna competizione tra le due realtà, ci deve essere larga e ampia condivisione. Che si può lavorare anche su Roma insieme. Noi daremo in permuta, o comunque metteremo in vendita, che è quello del Consiglio regionale, che è stato acquistato qualche anno fa, e ovviamente lasceremo nel tempo anche la sede della Giunta regionale, che proprio prevede che ha un costo di quadri, con l'acquisto che era stato fatto di circa 1.575.000 euro oltre l'IVA, e costa un personale di 4 unità, anzi, mi pare che forse qualcuno non parla, sono 5. Sono 5, non 4 impegni in quella realtà, e abbiamo individuato questo stabile che costerebbe intorno a 5 milioni di euro più o meno. Poi è chiaro che stiamo andando in questo immobile, in pratica, in buona sostanza c'è un immobile, poi accanto nel palazzo accanto c'è un altro immobile che è della società Brioni, la società di quadri di spazi, se non vado errato, sì, più o meno sì, 650 metri quadri di spazio, che è una serie di interventi di ristrutturazione per meglio posizionare tutto, insomma, sa meglio di me anche i tempi tecnici, l'iter, la ristrutturazione, gli acquisti, la valutazione, che possa essere congrua, che non sia rispetto a Franco, viene salutata in maniera diversa questa presenza oggi della Calabria. Ovviamente avete parlato, anch'io sono favorevole a questa riunificazione, che d'altronde è un fatto simbolico in una Calabria che è stata. Quotidiano. Da noi non accade, devo dire la verità, ogni volta che io vado, quando trovo le stanze un po' vuote, che capita spesso. Sì, unita, efficiente, che razionalizza le spese. Questo è il messaggio che abbiamo voluto lanciare qui oggi insieme al Presidente Scopellini per l'acquisto di una sede unica a Roma. Negli anni, in questi anni, ci sono state due sedi, quindi con due diciamo, spese separate, con un personale pagato, e in qualche occasione, anzi in molte occasioni, è mancata la sinergia tra i due enti. Quindi questo acquisto va in questa direzione, unire Giunta e Consiglio a Roma,
qui è un'anomalia la nostra anche presenza, la sede giunta a Catanzaro, la sede del Consiglio a Reggio Calabria. A Roma, che poi è il luogo dove si assume una decisione, dove ci vuole il rapporto anche con il governo nazionale, anche con i provvedimenti europei, avere una sinergia tra giunta e Consiglio è essenziale. Lo stiamo facendo qui in Calabria e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, sia nei provvedimenti legislativi sia nell'azione di governo. Abbiamo approvato leggi importanti che mancavano qui a questa regione, abbiamo approvato il bilancio il 22 dicembre, quindi è la testimonianza che dalla sinergia possono nascere solo frutti positivi per i nostri cittadini. Quindi questa è un'occasione storica, un evento importante, questa della sede unica a Roma, che anche per il ruolo nostro che abbiamo tra dei presidenti, facciamo parte di organismi importanti a livello nazionale, la conferenza dei presidenti della giunta, la conferenza dei presidenti del consiglio, quindi un personale che sta lì, collabora, che produce in termini di qualità, di efficienza, di funzionamento migliore della giunta e del consiglio, penso che sia un grande traguardo che vogliamo sottolineare con forza proprio nella spinta del rinnovamento e del cambiamento che il 27 e 28 marzo i calabresi ci hanno voluto affidare. Guardi, essenziale questo. Negli anni passati abbiamo assistito a tante divisioni, a tante diatribe tra giunta e consiglio. Noi questa esperienza, questa storia la dobbiamo mettere da parte e dobbiamo lavorare in perfetta sintonia. Significa efficienza, significa approvazione di leggi in maniera rapida e di risultati concreti nei confronti dei cittadini. Quindi questo deve essere il nostro impegno e il nostro lavoro nei confronti dei calabresi. Peraltro per la prima volta nella storia c'è un presidente della provincia di Catanzaro, un presidente della provincia di Reggio, e quindi deve spingere ancora di più a unificare questa nostra regione, perché dall'unità possono nascere risultati concreti, tangibili in termini di sviluppo e di occupazione e di crescita economica e culturale della nostra regione.